che viaggi? Come vuoi comprare? Non ce l'hai la valigia? No, non ce l'ho la valigia, io l'ho persa. E anche se faccio l'assicuratore non sono assicurato, stronzo, no? Oh, se sei allato mica è colpa mia. Guarda che quello è il letto mio. Sì? E chi l'ha deciso? Io sono arrivato prima di te e mi sono scelto il posto, tu dormi sopra. Ma non ci penso neppure. E te pare che io devo andare a dormire in soffitta perché sei arrivato tu? Da sentire, bambino, io ho 62 anni, capelli bianchi, una figlia che potrebbe anche essere tua madre. Quindi adesso tu ti prendi le tue cosettine e ti trasferisci sopra. Ma chi sei, Mussolini, cocco? Guarda che io non metto filo per niente, mi rimbarci. Mi rimbarci? Ma come pari? E non mi mettere le mani addosso? Sei fortunato che non sono tuo padre, altrimenti vedevi che lezione ti davo. Mio padre non mi ha mai menato. Ti ha fatto male, si vede come un uomo debole. No, è che non lo vedo mai. Lui e mamma sono separati. Non lo sapevo, scusa. Scusami. Io con te non voglio litigare. Sono venuto in Inghilterra per studiare, per stare rilassato e finalmente per stare tranquillo. Vabbè, ho capito, cliffhanger, di sopra ci dormo io.